Il notiziario di Senigallia Notizie, edizione di mercoledì 4 di maggio. Grave incidente a Senigallia, 77enne in bicicletta è stato travolto da una moto all'incrocio tra via Capanna e via di Vittorio, nella mattinata di oggi, da un ragazzo di 19 anni alla guida di una moto Honda. Il ciclista è ora in prognosi riservata, è stato trasportato con l'eliambulanza presso l'ospedale di Torrette. Tamponamento con due feriti in Complanare Nord a Senigallia, due ambulanze e vigili del fuoco sul posto con la polizia locale, viabilità interrotta per liberare l'area del sinistro. Entrambi i due conducenti sono rimasti feriti e per i controlli sono stati trasportati all'ospedale di Senigallia. Contributo di sostentamento per chi arriva dall'Ucraina, una piattaforma per fare domanda, contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it. Per chiedere il contributo c'è bisogno del codice fiscale, di un recapito telefonico e di una mail. Novità in materia di sport e tempo libero di cui beneficeranno soprattutto i piccoli comuni. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la proposta di legge a iniziativa della Giunta con la quale si apportano delle modifiche alla legge regionale del 2 aprile 2012, disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero. Iniziati i lavori di messa in sicurezza del padiglione D del cimitero di Corinaldo, un intervento da 100.000 euro che prevede la demolizione dei due corpi scala esistenti per la ricostruzione di un unico corpo. Sanità, Regione Marche, riduzione delle liste di attesa dopo l'emergenza Covid. La Giunta approva il piano operativo di gestione, lo annuncia l'assessore alla salute Filippo Sartamartini, che lunedì 2 maggio ha portato all'approvazione della Giunta il piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa con rimodulazione per l'anno 2022. Giovedì 5 maggio la piccola Fenice di Senigallia, un giorno all'improvviso, appuntamento con Confluenze Cinema. Il regista Ciro D'Emilio introdurrà la proiezione. Tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Una foto al giorno, lo scatto di oggi di Patrizio Cardellini dal titolo Un mare di giallo. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Un'occhiata alle previsioni del tempo di giovedì 5 di maggio sulle Marche. Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con deboli piogge in serata. La temperatura massima sarà di 21 gradi, la minima di 11. I venti saranno moderati e il mare poco mosso. La farmacia di turno nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio è la farmacia Avitabile in via Capanna a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.